Accomodatevi, prego. Cari senatori, care senatrici, cari senatori, come sapete lo scorso 12 giugno è venuto a mancare il senatore Silvio Berlusconi, stato deputato, è stato senatore e, come ricorderete, ha ricoperto per 4 volte la carica di Presidente del Consiglio. Berlusconi non c'è più, o forse in qualche modo c'è più di prima. Mettiamo per un attimo nell'angolo odiatori impenitenti anche nel giorno del dolore ed emerge invece il giudizio sulla unicità dell'uomo. Scorrono come in un film le immagini del giovane Silvio che si fa nell'Italia negli anni 80, che sogna in grande, che costruisce città avveniristiche, che chiama come la sua amata Milano, gli aggiunge solo dei numeri, Milano 2, Milano 3, omaggio a quella Milano che gli resterà sempre nel cuore. E poi, sempre con lo stesso spirito innovatore che lo ha contraddistinto, coglie al volo la nuova possibilità di entrare nel mondo della telecomunicazione, decide di fare concorrenza alla TV di Stato. Non è l'unico a fare questo tentativo, ma è l'unico a capire immediatamente che per fare concorrenza alla TV pubblica occorresse avere lo stesso numero di reti che aveva la RAI, e realizza questo suo obiettivo anche qua, mentre nel contempo stringe con i suoi dipendenti, ne ho cognizione diretta, li ho conosciuti, un rapporto che non è solo di fiducia, che è qualcosa di diverso, è di affinità, di affettuosità, che porterà tutti coloro, o quasi tutti coloro che hanno lavorato con lui, a non considerarlo un datore di lavoro, ma qualcosa di molto diverso. E poi, sempre volendo innovare, volendo dare il segno del cambiamento che lui imprime, entra in un campo che unisce differenze di classi, di provenienza, di regione, il calcio. E anche lì, non con mia sempre uguale soddisfazione, ottiene successi di rilevanza mondiale. E tutto procede, innovazione, successo a titolo personale, procede sempre senza veri contraccolpi, fino a quando, per usare le sue parole, decide di scendere in campo, in politica. E sarei poco obiettivo se non ricordassi che a quel punto, accanto ai grandi successi, ai grandi cambiamenti che imprime anche alla politica, anche lì c'è un prima e un dopo Berlusconi, si impone una sorta di bipolarismo per coalizioni, cambia il rapporto tra elettori ed eletti e soprattutto diventa significativo, per non dire essenziale, il ruolo delle leadership, dei leader dei singoli partiti. Ma accanto a questo si crea un problema che lui denuncia come persecuzione e che è un problema non solo giudiziario, ma anche mediatico, a suo avviso, che durerà parecchi anni. Devo però dire che questa, che lui definisce persecuzione, non si è mai sottolineato che però Berlusconi, un giudice a Berlino, lo troverà sempre. Se è vero come è vero che tutte le accuse più gravi, tranne una che riguardava l'unica per cui è stato condannato, cadranno nel nulla. Quello che invece rimane, per esempio, è il suo ruolo di politica internazionale. Quello che avvenne a Pratica di Mare rimane un unicum. La speranza degli Stati Uniti e la Russia che potessero costruire un futuro di pace insieme porta il nome di Pratica di Mare e la regia di Silvio Berlusconi. Nel bene e nel male cambia il rapporto, come ho detto, tra gli italiani e la politica con Silvio Berlusconi. E per quanto
egli subisca molti contraccolpi, si può affermare che viene più volte colpito, ma mai affondato. Chi, come me, lo ha conosciuto da vicino, chi per me è un vanto, ne ha avuto la sua affettuosa amicizia, e voi, molti di voi, sanno che quando era amico Berlusconi la sua amicizia la dimostrava in ogni modo, e chi ne ha apprezzato, come me, gli enormi pregi, senza però mai fare sconti alle posizioni che risultavano diverse dalle mie convinzioni, ne conserva un ricordo in cui le luci sovrastano di gran lunga le ombre e lasciano solo il posto alla gratitudine per quanto ha fatto e al rimpianto per non averlo accanto in un momento in cui l'Italia, a mio avviso, avrebbe ancora bisogno dei suoi consigli e del suo sorriso ammaliante. Mi consola il generale rispetto, con veramente poche non lodevoli eccezioni, che ha accompagnato la sua dipartita anche da chi non ha condiviso e non condivide le sue posizioni politiche, che fa onore a chi legittimamente appunto lo ha contrastato in vita, ma si unisce ora a me e a tutti voi alle sentite condoglianze che rivolgiamo a tutti i familiari, a tanti che gli sono stati vicino, ai figli, alle persone che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni o in tutta la sua vita, affettuosamente, ai quali rivolgiamo le condoglianze più sentite, pregandovi di qualche secondo di silenzio in sua memoria. Grazie.